più a uno. No, no, queste telecamere. Quando stavo facendo le direzioni mi ha abbandonato, mi si pezza e non sono imparato. Allora, dato che mi hanno detto che ci abbiamo pochissimo tempo, entriamo direttamente qui nell'arco della Porta 9 e facciamo un lungo muro, così vi faccio vedere un attimino qualcuno degli scorci più belli di Bassiano. L'unica entrata che c'era a Bassiano è quella che vedremo alla fine al Palazzo Comunale, perché si entrava solo da lì, e si chiama Porta Salamandra. Allora, una struttura che avevano architettato nell'antichità per permettere tra un palazzo e l'altro, in caso di incendio, che non si bruciasse l'altro, oppure in caso di molta pioggia, di alluvioni, che l'acqua poteva venire giù, poteva scorrere in giù. E qui è l'unico posto dove si poteva vedere, quando è bel tempo, si vede anche il mare, proprio lì in mezzo ci si vede, riusciamo a vedere anche noi il mare e Sezze, quindi era un buon punto di osservazione. Motore partito. Allora, se ci fate caso, da questa chiesa il tetto è leggermente inclinato da una parte, perché è proprio tipico della chiesa medievale, che rappresenta la croce e la testa di Gesù inclinata da una parte. Ci vuole proprio uno sguardo che stimola la storia. Sono stato spinto dall'ipocrisia proprio informatica, perché avevo partecipato a un corteo di almeno 40.000 studenti e la televisione diceva alcune centinaia di studenti hanno sfidato questa capitale, ma io ce la fa. Ci vuole proprio uno sguardo che stimola la storia, è cominciato in questa mattina. Avete una cassetta di un'ora e basta. E zoom. Adesso ci sta lo zoom manuale. Ah, ho capito. Ok, quindi lo muovete da lì. Prendemi. Se volete giocare con la profondità di campo, sempre il diaframma. Sì, tieni. Passate la... C'è qualcuno di voi che si vuole dedicare all'audio? Bassiano. Nessuno? E che ci fa? Li cataloga, capito? Li cataloga tutti quanti. Ma viene pagato per catalogare i serpenti? Sì, comunque lui ha laureato in non so che cosa, la serpentologia. E gli ho detto che volevo fare un documentario. Thank you.
non ci stavo sbagliando. Maria, t'ho sentito io, sa? No! Come si fa a fare la fotografia? Lei è di Bassiano? No. Non è originario di qui? No, no. Io sono straniera. È venuta a abitare qui quanti anni fa? Quanti anni fa è venuta a abitare qua? Tutta la vita. Tutta la vita? Sì, e sì. Allora abita allora di Bassiano? Tutta la vita. Signori cari, noi vi stavamo siamo venuti a disturbare. No. Stiamo facendo un documentario su Bassano. Bassiano. Tantissimo. Era tantissimo. Mio padre la sua verde. Questo è mio bel nonno. Questa è di padre. Questo è Agostino. Agostino, praticamente, Giuseppe. Alessandro, Lorenzo, Antonio. Agostino. Devo venire a fare una cortesia perché la devo dire a mia madre questa cosa. Se mi racconta, se mi dice com'è la ricetta tipica. Di questa? Sì. Stamattina? Sì. Di questo o devo parlare di quello che cucino oggi? Come? Questo. Vedi? Adesso gli metto le uova. Vedi? Ecco. Lo faccio così. Mo però così è difficile che la fanno. C'hanno tutta la macchinetta. Ce l'ho pure io. E questa si affina, viene fina. Qua viene tagliata a fettuccine, tagliatelle, di quello dicevo noi oggi, tagliatelle. Devo tagliare. Eccola qua. Vedi? Questa adesso è solo per cuoci e per mangiare. Così facciamo prima, adesso fanno tutto in macchinetta. Devo fare ancora? Va bene così, signora. Va bene, grazie. Questo se la mangiano sì? Pure così. Sì. Come la faccio? Grande. Per la macchinetta, nulla. Bellissimo, signora. Ci può raccontare magari con cosa di cucino? Così magari davanti a questo. Senza farci vedere, solo raccontare come. Allora io qua ci metto due. Ecco due. Solo? Sì. Me lo dice lei quando è pronto. Pronto. Allora signora, mi descriva per favore questa ricetta. Come si fa? Sì. Allora qua ci metto la farina, faccio rivedere. Mette la farina, in mezzo ci fa il buco. Poi ci mette le uova. No signora, un attimo solo. Dimmi. Volevamo sapere, scusatemi. Una ricetta tipica come lei prepara questi, nel senso che adesso la pasta l'abbiamo fatta, poi lei che farà? Ci farà il condimento, ci metterà sì, il pomodoro? Sì, l'ho detto già, faccio il sugo. Allora sono io che non so sentito che sto tutto preso, scusate. Si fa il sugo, guarda, glielo faccio vedere. Allora, glielo faccio vedere il sugo, eh. È già pronto? Sì. Vedi. Faccio vedere il sugo. Questo è il sugo. Solo.
Questo cos'è? È il sugo per il condimento della pasta. Vedi? Guarda, aspetta, devi prendere il rumore del fuoco. Devi prendere il rumore del fuoco, raga. Ad aprire adesso. Aspetta che scotte. Ecco qua. Posso parlare? fa solo il esaudio del fuoco. Ora è da sotto. Da sotto mette la legna. Sì. Visto? Allora, questa è la capanna che noi stavamo dentro. Poi sì. E qua tiro fuori il formaggio, vedi? Saturio 7, Saturio 8 per non fare la scopa. Levio! Daniele, ecco. Ecco, mette là. 4. Metti ad eco. Su, fa le carte. Fa le carte. Manna. Non ci mettiamo. Non ci vedo. Non ci vedo cosa. No, primo. Su, ambuzza. Mannaggia. Mannaggia. Nasso. A posto. Scusi, vi posso dire una cosa? Faccia quello che stanno facendo. Non interrompere. Ma l'hai fatto tu, Marcello? Hai io. Assassino, criminale. Dai, metti confusione. Sì. No. Isso. Dai, ragazzi. Non si vede niente. Io mi chiamo attore principale con la passione di Cristo, senza Romano. In cerchi quello che c'hai. Ti argomento nell'argomento nella quale voi altri siete intervenuti per fotografare, per sentire e per intervistare questo locale. Io mi trovo, sono di Sizze, però sono un amante di Bassiano che ci ho degli amici. Sono più Bassiano che sizzese. Sono fiero di esserlo. Grazie dell'ospitalità che mi hanno dato, grazie di tutto e grazie a coloro che hanno saputo riprendermi. Sono un vecchiatore che mi chiamo Lamanna Marcello. Ho finito. Mi chiamo Marcello Lamanna, attore della passione di Cristo di Sizze. Non è che... Capito? Un po' di passione, se... va bene, è stato tutto bene, però... Attore, ha affermato, della passione di Cristo. Bravo, ho fatto parte nel film Il Golgota, con Douglas Fairbanks. No, veramente? Attore di Hollywood. Io mi chiamo Marcello Lamanna. Lo sappiamo tutti come ti chiami. Tu non ti chiami, ti chiamiamo noi a te.
lo potete pubblicare, non c'è nessuno. Se ti mangi sì, un bicchiere di vino va tutto scordato. Quando la notte più fonda cerco nascosto nell'ombra, con la chitarra tracolla la gente che sfolla da gran cinema. Sogna di vivere stelle, ma le mie stelle son quelle, quelle di un cielo solatando ed allegro io canto per loro lassù.